scusa, non è andata la manca fa parla. Secondo me ci hanno bloccato la diretta. È andata la diretta. Si era bloccata la diretta. Adesso aspettiamo che si ricollegano tutti e continuiamo a parlare e a finire il ragionamento, perché ce n'è. Abbiamo sempre fatto video per ridere. Scusate ragazzi, purtroppo è andata via la linea. La diretta non funziona come conta a noi. Allora, andando a continuare il ragionamento, allora una volta che ci danno la chiusura e ci mettono in manette, dovete assicurare che tutti quei pezzi di merda che non hanno mai fatto la quarantena e sono andati lavorando per le case, ai manetti ce l'avete da mettere prima a quel, perché se no non ha senso che ci avete tagliato le gambe a noi. Basta. Che abbiamo un'attività, non ha senso, perché se ci fai chiudere un'attività, tutti quelli pezzi di merda che vanno fatti in dei case di brutto che non hanno mai vieta quarantena, allora come funziona? Quelli possono essere tutelati, perché se va a presso ti denunciano per stalking, se ti firma e dici che ti indo zaino ti denunciano per privacy. Ma sapete che a questo quasi i delinquenti fossimo noi che stiamo in da chiesa. Allora se tu mi fate un euro che lo chiuso a me, che abbiamo pagato sempre tutto e voi avete mangiato sulle nostre spalle, devi garantire che tutti questi pezzi di merda che vanno lavorando nelle case abusivamente devono essere messi alle strette, come no, anzi peggio di no. Ma non ti... Senti mamma, in Italia non ti tutelerà mai nessuno. E allora Io so aperto il salone per la mia passione e per il mio bene del mio lavoro, ma io per loro ne hai mai pensato che a me non mi ha mai aiutato nessuno. Aiuteranno mai, è inutile. Ascoltami, io non voglio essere aiutata da nessuno, perché noi fino a mo abbiamo sempre fatto grazie ai spalle nostre, grazie ai tuoi e ai miei, che non ci siamo mai scandati di fatia. Però una cosa è sicura, che se loro quelle 600 euro di merda che ci hanno detto, perché dopo 2 mesi che andiamo a fare dietro, una famiglia di 4 cristiani, non può cambiare che 600 euro, che o per i bulletti o magna. Vabbè, ma non puoi a 1.200, 1.300 di cittadinanza. Tu Stato, non devi dare per scontato che le persone te ne messi i soldi da parte. Ne esiste. Tu, che tu affrichetti fino a mo', perché noi siamo stati tuoi dipendenti, perché io ci ha affrichetto tutti i soldi a nostra, ce l'ha pigliato, quando a me fa dietro, non fai altro che ridarci indietro tutto il nostro sudore, quindi non ti abbiamo ringraziato un cazzo di niente. Grazie. Perché i 600 euro che ci ha detto in rete sono solamente un andicchio di quello che ti ha affrichetto fino a quando stiamo aperto, no? E lavati come no. Grazie. Quindi ne dici un cazzo grazie a nessuno. Ha capito? Scusatemi per le parolacce, però ma non so sfrenare. Mo basta. Non ce ne può più. E dopo tutto questo che ci faranno riaprire il salone a giugno, dipende che condizioni vanno. Perché se vanno trovando una mandellina, un quello disinfettanti, quando capre me pigliano, tagliano una piega una cristiani. Io so che c'è stato noi, che in repo proprio più. E non è una sconfitta, perché se io non apro più il mio salone, il nostro salone, né perché non siamo stati buoni noi, è perché lo Stato ci ha messo in condizione di chiudere e di fregare. Come fanno l'avete? Perché quello che va frega non state, vengono più tutelati, paradossalmente vengono più tutelati, perché fanno domanda di quello e gli danno tutto questo. No, capiamo state. Abbiamo sempre fatto le cose a regola, non veniamo tutelati di un cazzo di niente. E allora io mi fermo un attimo e ci penso, a che cazzo do pro io paia tutte cose se in un momento del genere le partite IVE vengono sputate in faccia? A che pro? Allora io chiudo il salone e ci metto la faccia, io chiudo il salone e vai fatti anni in de chiesa, io e maritmo faccio un reddito di cittadinanza e faccio regina. Ha capito, no? Mi vai a dormire, non mi posso spiare manco lo specchio, perché chi è nato onesto non può morire coglione. Però, e arrivato a questo punto, ci avevo tutti i mattini un fregno e un dritto. E hai fatto la fregna per tanto tempo, ma mi vuoi avere dritto pure io. Ha già sfugato. Tanto, alla fine, io non mi mancherai, perché alla fine è vergognoso. Io lo sapevo e l'ho sempre saputo. Che i politici non aiutano a nessuno, aiutano alle loro tasche.
tenni sacco cicchino loro e esce che nasce la dice e ta fatia e pure la rivoluzione pure tutto quanto che dici da rivoluzione ma la rivoluzione là ci presentiamo dieci cristiani ci presentiamo ma tu dici perché na frechi stanno pure bene gli stanno pure bene na frechi perché magna tu che magni tu dici come facciamo in tutti i gruppi in tutte le cose è così. Armiamoci e partite, ti dicono. Non è come una volta che combattono tutto quanto, non ci combattono tutto quanto. Ti fanno parlare a te, come fanno in te famiglie, come fanno in te cose. Chi parla è un malamente, chi parla è così, chi dice la verità è un malamente. Come fanno in te famiglie, così fanno in te compagnie, così fanno in te lavoro. Sono tutta una maniera. Da dritto, da innanzi te lesciano, da dritto te puniscono. È così pure i politici e tutte cose. Sono così, sono tutti io ormai. Io, l'unica cosa che tengo di buono, che arriva a un certo livello e non me ne frega niente di nessuno. Perché io mi pigliamo rai e veleno per loro, perché tanto io lo sapevo. Io ti ho detto, ho aperto il salone per la mia passione, per il mio lavoro e per i miei figli e per la mia famiglia, ma no per loro. Allora, non ci meritano niente, né sto governo, né, non si e meritano niente. E intanto non fatiamo per loro, e intanto non per loro fatiamo, e quello è il problema. Perché? Che nonostante ciò fatiamo per loro, e grazie a noi, loro hanno innanzi, noi non veniamo tutelati di nulla. E dopo tutta questa schifezza che stanno facendo, che ci hanno privati di lavorare, non volimi rubare, non volimo fatia, il che è diverso. Se io mi metto cavalligetti i fatiani, non mi sentina Cremonello, perché io devo dare a mangiare i miei figli, a rischio e pericolo mio. Così loro stanno facendo peggio, perché le persone che non ce la fanno più, che sono arrivati qua, che ci hanno fatto la quarantena come me marito, ma, e non è entrato un centesimo, adesso in questo momento stanno sclerando. Ma ecco perché allora, siete tutti brevi, buona data, siete tutti brevi a parlare. Ai chiacchiere, l'italiano ha chiacchiere e i fatti ne fanno. I chiacchiere, ma non so quando ne conosci. Siete solo chiacchiarone, perché voi potete già fare una. Siete tutti chiacchiarone, i chiacchiere ci portano bene, ci vanno i fatti. Capo, dice a me, dovete vedere bello, lo paghiamo tutto quanto a bonito. O cadiamo male in ospedale, ti vedo uno, due cristiani. Ah, chiacchiere, sono tutto a breve, sono i fatti. Perché dal momento in cui che noi siamo stati chiusi, noi e chi, perché noi stiamo parlando a nome di tutte le persone che hanno fatto la quarantena come noi, bello, che qua ne stimo solamente noi. Ci sono un sacco di persone che hanno fatto la quarantena come noi e ne è tracciato un centesimo in da chiesa. Dopo di due mesi che devo sentire a lui che parla così, è breve, non me ne frega un cazzo, non mi avete fatto la nostra. È affascinante. Vabbè, allora dopo di due mesi le persone sono arrabbiate perché non hanno avuto niente di supporto. 600 euro a me sono finito di bulle. E penso pure a tutto quanto l'avete, perché non sono niente. Nuper, che non mi fate in vita sua, non pigliamo 1.000 euro di reddito di cittadinanza. E no, che mi sempre fate, e ti accampa pure a quelli pezzi di merda. Ci hanno accontato anche 600 euro. Allora se tu ci vuoi mettere a casa, a tacere, e a stimi in da chiesa, perché a me mi sta bene a stare in da chiesa. Io posso stare bene a lui, se mi fa sta bene. E a riservare i miei figli dal virus, a me mi sta bene. Ma fa magna! Ma fa mangiare solo chi solda mia, che ti ha pigliato fino a mo, non me la date saccocciato. Mi devi far mangiare con i miei nostri soldi, che ci siamo luet, no? Per far sta buono pure a loro, a quelli pezzi di merda. Allora, questo è il ragionamento. Siccome che il cittadino è arrabbiato, dopo di due mesi di quarantena in casa, si sente dire ieri che dobbiamo stare un altro mese ancora in casa, senza aiuto, che 600 euro sono passate tre mesi, nato poco. 600 euro. Il cittadino è arrabbiato, allora ti porterà. Bravo Stefano, forse ha fatto bene. Ti porterà a variare le regole. Per forza! E quali è peggio? Niente meglio che mi facevo fare in salone, non cristiani avevo garbetto, che noi mi facciamo in chiesa da tanta cristiani. Quale cazzo di contagio volete fermare così? O contagio non fermate più? Ma ve ne stanno a fermare a fare molto, che mi mangi, c'è la straccia innanzi a loro. Anzi, un contagio. Che controllo facite? Che se non ci sono immuno, che controllo facite? Facite ridere i cristiani, ma facite ridere a me.
Io mi sono fatto 2 mesi senza aver fatto niente, 2 mesi senza aver fatto niente. Casa sapeva, aveva fatto qualche cosa. Dopo di 2 mesi di quarantena in casa, e ne fatti capire manca a mamma, ma eh? Dopo 2 mesi di quarantena si esce e mi vai a guadagnare un pen, perché io ne vai a rob, io ne tenevo paura di fatia. Va bene, perché i fine mi fai tutto quanto, io e marito mi pure. Io ne tenevo paura che esci come una mariola per fare per guadagnarmi un pene. Se mi fermano e dicono, signore, dove andate e mi vanno a fare molto, io veramente mi faccio domiciliare, non per fermo. A veramente. Loro mi faccio a me e chi come noi che ha fatto quello che hanno fatto noi, già non manco zarda, manco a fermarci. Ma manco a fermarci, perché se mi devono fermare a me e fare la multa a me, che mi vado a guadagnare il pane dopo di 2 mesi che sono stata a casa, eh? Usa quando la Cristiana andai fermando e facendo molto, poi mi piglia a braccetto, ma allora se mi fa molto a me, allora usa quando ce n'hai facendo, perché io usaci che aiuto fatiamo, lo sapimmo. E va vita a mettere a brogni, perché per colpa vostra noi non possiamo ritornare a lavorare, per colpa vostra, pezzi di merda, per colpa vostra. E ci hanno fatto pure i clienti, poi ancora più vigliaccata, ecco perché dici certe volte nel mio mestiere, e chi mi conosce, pure i miei clienti, in effetti come mugliere perché non muoio pigliare, perché a me fa magari male da pure di chiuso. Quello manca i pinni la te passano, quelli i figli di zoccolo. Allora il problema è che ti sei andato a fare pure i clienti miei, ma io lo saprò. E dopo ti sputerò in faccia. Quello che non si potrà sputare in faccia, io lo farò. Ma leva la mascherina e ti sputo in faccia. Perché a fatti i clienti miei sei pure vergognoso. Vergognoso è pure poco. Vigliacco. Allora, capito? Ma a me questo mi dà fastidio. Cioè le cose che vedo, le vigliaccate, io a casa e tu a fare quello che non dovevi fare. E mo ci stanno costringendo. Cioè il 1° giugno. Io finivo 1° giugno. Tu mi dici a me che cazzo fa? Devo stare a casa? Che ti presenti? Ti presenti una tavola di 600 euro? Ti presenti i bolletti, bonus bollette? Ti fa vedere i bolletti, a caccia i bolletti che tengo? E caccia il salone, ci la fanno stesso. Sempre i dritti. Ni paian, ni paian, tanto, ni paian. È sempre un uomo paian. Non muri oggi, dicevano vecchi, non muri oggi e muri gra. Io mi trovo sempre gra. I crami trovi i bulletti, tutto quanto dritto cuzzetto, perché dopo stanno tutte la pietra Nicola cade da perdere, non come voi. I dritti, io te la fai che sei vostra. Si sapete fa, i dritti te la fai che sei vostra. Vi stradite tutti i consigli, ma perché i consigli? Che senti, sono come i virologi, sono gli stessi consigli di virologi. Puta senti pure dice, però tu ti ha chiesto, però salone io tu, però di quello, e che cazzo, come me l'hai fatto sti cose? Come ce l'hanno fatto? Si mi ha fatto a tutti i giorni di Gesù Cristo per fare la cena. Quelle stanno a sedere nostre e nessuno ci può luare. Nessuno ce li deve sottrarre, perché noi abbiamo sudato in questo salone. Io e marito. E non è giusto che noi adesso arriviamo in questo momento a dover scegliere tra la salute e la fame. Stato, ci devi tutelare. Sì, t'hanno tutelato. La salute. T'hanno tutelato, forse. Ma esce a giugno, esce a fine maggio. E non perché noi mi troviamo chissà che dove stato. Non abbiamo mai avuto un cazzo niente da nessuno. E vi giuro, ne ho avuto niente mai. Non abbiamo potuto fare una domanda per una cosa. Perché secondo loro non stiamo bene. Vabbè, non abbiamo mai avuto niente da nessuno. Quindi che io e spraga, allora mi danno a campare. Manca una volta, io e marito mi facciamo così. E ci prendiamo le responsabilità nostre. Ma fermastro. Ma fermastro, allora aspetta, ma fermastro. Che veramente, vi ripeto, a veramente mi faccio i domiciliari. E quando io dici una cosa, chi mi conosce, usetto, I sacrifici li facciamo per i nostri editti. Io ho aperto il salone per la mia passione. La pallura. Io sapevo. I politici sono tutta una manetta. Ma non solo i politici, perché l'Italia è una massa. Non voglio dire, ma da peire. Perché qua vanno innanzi i peire. I fatti, ma sono sempre magneto. E stanno pure chi mi conosce, sì, do principe, anzi, io 2 mesi fermo. E chi l'ha mai conosciuto? Per imperi, a dici clienti miei, che pure quando i imperi ti mandavano i messaggi, e chi l'ha mai conosciuto? 2 mesi in da chiesa. Quando da me 600 euro, 2 mesi in da chiesa, sì, per salute, diciamo sempre per salute, le fatte per i figli, per salute, per bene di tutto, ma tu, a me, non mi ha fatto proprio niente.
E tu con questi decreti è vero che mi dici sì, grazie, quel, ma io grazie me la dici a me stesso. Ognuno ha la situazione di è vero, Pietro, i consigli, ma infatti chi mi dai consigli? Io dico pure a mia moglie, i consigli, Allora. sbattate il, perché i consigli, i voi manca, perché i consigli sono tutti brevi. Allora in Italia, allora l'Italia, e ho sempre pensato, l'Italia sono tutti chiacchiaroni. Io se vedavo uno, io sono pure contento, ma io ne dici, oh Pietro, Stefano, perché ha fatto così? Perché ha fatto così? Lavate che vanno dei consigli, non so, buono manca parlare. Perché i consigli, l'Atene, si unite, i tepis, ma i consigli, io fai così, fai così, fai così, sopra un mestiere di lavate. In ci manca tenga, perché io faccio un mestiere mio, avete quello che mi fa, saccia fai. Ah, purtroppo è molto semplice. Voglio facite così, voglio... Purtroppo, quando uno sta in una famiglia e sta indo, tu dici, come quando uno dice, come dicono, cosazzi, non credo quello che sta là giù. Ah, è lo stesso concetto. Non si possono dare consigli perché io sto fatica già da mo. Devo ritirare con l'angoscia che ho potuto portare. Sto schifoso di virus, perché purtroppo esiste, voglio esiste, e io conosco persone che... Io non devo stare con l'angoscia di ritornare a i figli in pericolo. Pu chiedi più a 100 euro a coach o che mai fuienne e mai ci ha salutato a famiglia, Maria Maria. Il concetto è sempre lo stesso. E questa schifezza, ammasta in de chiesa, ci avete tutela. Perché se no portate le persone ad Comunque, andare oltre ed è sarà sempre peggio perché non c'è controllo. Se voi fate anni in de chiesa non ci sarà controllo. Un'altra cosa, perché nessuno di parrucchieri, qua stiamo un poco tutti quanti in da stessa barca. Ho visto una persona che ha detto io ho un'autofficina e sono nella stessa barca. Avete ragione, io tengo a Patma che ha 63 anni. E reputo tutti i giorni serrando dall'officina perché la chiusura non gliel'hanno data la chiusura obbligatoria a mio padre. Ma tu fai restare aperto un'autofficina e i cristiani non vanno scemi automaticamente, non vanno scemi. Fate chi cazzo ce l'hanno ingiusto a sta macchina? Facetemi capire, ma prendiamo per culo i cristiani. Mio padre, però, perché usufruisce della pensione, però, padre, ma per ancora l'INPS a domani 600 euro non la può fare. Come cazzo funziona? Ho sentito pure che loro hanno aperto all'ingrosso. Ma se ha detto che tu apri all'ingrosso, cioè io mo sono ignorante in materia, mo ho fatto i consigli e non consigli. E non c'è il dettaglio. Sti ingrosso, che cazzo E tutti i ne negozi di parrucchiere che stanno aperti? Tutti i negozi di parrucchiere che stanno aperti? Perché stanno aperti? Chi ci va a cazzo sti cose? I pezzi di merda che fate in casa? Comunque ragazzi, io ora, la cosa più preziosa che ho, e devo restare, me ne frega un cazzo, sono i miei figli, devo andare a giocare con i miei figli e li vado a comprare pure con l'autocertificazione, vado a comprare qualcosa alla cattolibreria, perché di povere creature, che veramente stanno passando i pene, io vi accatto qualche cosa, non mi mangio io pene, ma vi accatto cose creature.